Come farci gli auguri per un buon Natale, per andare oltre le espressioni che sono tradizionali, ma se non hanno dentro un messaggio rischiano di essere sterili? Bisogna ascoltare il Vangelo, l'unica realtà che ci possa parlare veramente del Natale. Natale è l'annuncio di una grande gioia. E non perché in questo giorno vogliamo dimenticarci i tanti problemi che personalmente la nostra Chiesa, la nostra città, il nostro paese sta vivendo, ma perché proprio su questi problemi, su queste tenebre, potremmo dire, arriva la luce, un annuncio di gioia. Gioia vuol dire che il Signore è con noi. Gioia vuol dire che allora le cose possono essere affrontate in un modo diverso. Gioia vuol dire che il nostro cuore può essere liberato dalle angosce e può quindi affrontare difficoltà, fatiche, può affrontare anche le sofferenze che non mancano nella vita di ciascuno, le può affrontare, superare e viverle, darle addirittura un senso. Il Natale in fondo viene proprio a dirci questo e noi vogliamo accogliere questo messaggio come hanno fatto i pastori, persone semplici, quindi persone come noi, persone che vivono la loro vita cercando segni di speranza. Ai pastori è stato dato il segno più grande, quel bambino. A noi viene dato il segno più grande. Un bambino è nato per noi. Per questo, buon Natale.